Carissimi amici della Pognotomia, buona giornata, buona domenica, accendiamo la luce. E oggi video, diciamo, dimostrativo, nel senso che uno dei temi più dibattuti fra chi inizia soprattutto a radersi in maniera tradizionale con la rasatura bagnata è quello del tempo. No? Tanti dicono, ma io non ho tempo. Non ho tempo, col multilama faccio più veloce. Ecco, allora, io vorrei far vedere in questo video come ci si può sbarbare in un tempo limitato, pur utilizzando strumenti di prima scelta con la rasatura tradizionale, con una sbarbata che può essere quotidiana. Ora, è evidente che quando mi si dice, ma sai, io ci metto mezz'ora, io la mattina non ho mezz'ora di tempo per poter farmi la barba, io posso capire, però la realtà è che quando uno prende un po' la mano, il tempo netto effettivo si riduce, con alcuni accorgimenti chiaramente. Allora, il primo accorgimento è quello di montare, di preparare il nostro setup, se no, lo chiamiamo così, usiamo la parola in inglese anche noi ogni tanto, la sera prima. Un attimo, mettiamo a bagno il pennello. In questo caso è un sintetico, quindi nemmeno l'ho messo a bagno ieri sera, ma solo stamattina. E armiamo già la lametta. Io in questo caso ho armato, volevo provarlo, è un po' un periodo che ho acquistato alcuni vintage, un Gillette Red Tip, questo è degli anni 50. Se l'anno esatto non me lo ricordo, ma è degli anni 50, molto ben tenuto, con il suo meccanismo da farfalla di TTO armato con una asta verde. Gillette Red Tip, la sua vintage, guarda come è tenuto veramente bene, come è perfetto. Io ovviamente l'ho un po' tra virgolette, lavato, pulito, insomma, però disinfettato chiaramente. Quindi questo era già pronto, no? Io potrei arrivare qua in questo momento, io ho già il pennello bagnato, soltanto da strizzare. Pennello oggi usiamo, proviamo, Omega Hairbrush, sintetico da basso costo, un sintetico molto, molto morbido, adatto anche per il montaggio in viso, che infatti faremo perché magari abbiamo fretta, no? Quindi, partiamo, ecco, in questo momento, no? E vediamo quando ci mettiamo. Adesso non ho un cronometro dietro, però diciamo che guardo i minuti praticamente. Ecco qua. Partiamo in questo momento, allora, facciamo scorrere l'acqua calda, ma non voglio correre, voglio vedere quando ci si mette a farla in maniera normale. Acqua calda, ecco qua. Pro raso rossa. Che devo finirla, come vedete, che andiamo, dopo aver strizzato bene il ciuffo, a inserire direttamente in ciuffo. Ecco qua. A questo punto aggiungiamo un po' d'acqua al ciuffo. Iniziamo a montare il viso, al respiro. Facciamo ancora un po' d'acqua al ciuffo. Siamo a 1 minuto. Airbrush, pennello molto morbido. Sintetica dell'Omega, costo limitato, ancora un po' d'acqua, voglio un po' più di scorrevolezza perché ho fretta. Ecco qua. Adesso mi sciacquo un attimo la mano. Iniziamo con calma e senza spingere. Coi tempi il pelo.
Gillette Red Tip Vintage. Non stiamo correndo proprio perché voglio rendere l'idea. Allora, questa è una barba di 3 giorni, quindi non è facilissima. Siamo a 3 minuti e mezzo e praticamente il pelo è quasi andato. Raso rossa, che è una crema protettiva secondo me ottima per quello che costa, chiaramente è un prodotto da sul mercato, però non per questo è da disprezzare, con emolliente, nutriente e olio di sandalo. Diciamo, non stiamo correndo, ma non stiamo nemmeno perdendo tempo, no? Ecco qua, il pelo è fatto. Adesso cerchiamo rasoio e viso e ci accingiamo al secondo montaggio per pelo obliquo e contropelo, perché se noi ce la diamo tutti i giorni e abbiamo fretta, possiamo anche evitare le 3 passate, a farne una sola che comprenda un po' di pelo obliquo, un po' di contropelo, secondo le zone del viso, no? Quindi importante anche la mappatura del proprio viso, la conoscenza dei punti in cui la vostra barba cresce in un certo verso. Ad esempio, nel mio caso, in questo senso qua, è contrapelo. Non è obliquo. Iniziamo. Non lascia proprio nulla, eh. Questo rasoio Gillette è dolce ma efficace. Vedete, c'è anche un po' di contrapelo unito all'obliquo.
questo per ridurre ovviamente i tempi e farli stare entro una soglia normale, che poi è quella che avremmo usato per i rosari di sicurezza. Qui ho il cane che abbaia. E vedete, sciacchiamo il viso. Asciughiamo. La rasatura è soddisfacente, non c'è più niente. Chiaro che una passata in più avrebbe fatto ancora meglio, ma siamo contenti così. Motherfucker, chiaramente allusivo il nome di questo aftershave della Razor Rock, ai fanghi termali. Ecco qua, siamo a posto. Esattamente 9 minuti. Non abbiamo corso, abbiamo fatto le cose, come dire, senza perdere tempo, ma massimizzando diciamo, il processo, e abbiamo ottenuto un risultato che, perché, insomma, è perfetto, perché io non sento praticamente più niente. Chiaro, 3 passate sono meglio di 2, però anche così io mi sto toccando per verificare che non sia rimasto nulla, il risultato è soddisfacente. Questo come dimostra, quindi? Dimostra che possiamo, senza perdere particolarmente tempo, o perlomeno senza perdere più tempo rispetto a quanto ne perdiamo con il rasoio di come si può dire, multilama, svalbarci tutti i giorni, raderci tutti i giorni. Adesso, passato, diciamo, il momento di prova, aggiungo per l'occasione un idratante, ma questo lo faccio per così, perché lo voglio fare per me, che ho trovato il Rocher Elixir Jeunesse. Questa qua è la crema idratante fatta apposta per tenere il viso giovane, insomma, a tutto viso. E siamo a posto. Questo è una cosa in più, cioè questo potevamo anche evitarcela, no? Nel momento in cui abbiamo fretta tutto quanto. Niente, vi ringrazio, vi ricordo che ci siamo sdoppiati, la pagina degli amici della Pomodotomia e adesso anche su YouTube, canale degli amici della Pomodotomia. Vi invito quindi a mettere mi piace alla pagina, al canale, e niente, vi ringrazio per avermi supportato ancora per questa domenica, e prossima domenica una rasatura speciale. Buona domenica e buona brava a tutti.